Grazie, buonasera a tutti. Sarò molto breve in questo intervento. Signor Presidente, autorità, gli operatori della mostra d'Oltremare, cittadine e cittadini. Io sicuramente 54 anni fa non ero nato, ma anche per me questo posto è un posto che ricorda tante cose, un posto in cui vi è l'occasione per comprare, per vendere, l'occasione per i migliori espositori, ma l'occasione anche per uscire, per aggregarsi, per stare insieme, per sentire musica, spettacolo, quell'ordinarietà che dovrebbe essere una grande città come Napoli. Io credo che la grande occasione di questi luoghi è quello di cercare poi di dare stabilità agli eventi. Questo è l'impegno sicuramente del Comune di Napoli, una città in cui si possa considerare questi luoghi ordinarietà durante il corso dell'anno. Lei ha fatto bene a ricordare che la Mostra d'Oltremare ha già in programma degli eventi molto importanti, come quello del World Urban Forum, che è la prima settimana di settembre, che è l'occasione in cui dovrebbero venire due o tre capi di Stato, sicuramente il segretario generale delle Nazioni Unite. Ho molto apprezzato anche l'approccio, cioè quello di mettere insieme sviluppo economico, commercio, artigianato, botteghe dell'arte, ma anche cultura, anche teatro, anche spettacoli e solidarietà, Accademia delle Belle Arti. Napoli è una città che sa unire insieme la cultura come l'Accademia delle Belle Arti, ma anche la solidarietà in un momento di difficoltà economica, consentire di acquistare anche a prezzi ridotti e poi offrire in beneficenza in un rapporto che in questa città è molto virtuoso tra mondo laico e mondo cattolico. Sicuramente la Mostra d'Oltremare è un fiore all'occhiello non solo per Napoli ma dell'intero Mezzogiorno. Quello che può fare il Comune di Napoli per il futuro, questo è l'impegno mio, quello non solo di sostenere in ogni modo iniziative di questo tipo che significano sviluppo economico e significano anche creare le condizioni perché il lavoro sia sempre di più un diritto in questa regione, ma anche quello di rendere questa città più viva. Ha ricordato prima il prefetto, noi parliamo tanto di sicurezza, ma io credo che la sicurezza si rafforza e si consolida se noi sapremo sempre di più nel futuro rendere questa città viva. Città viva significa una città in cui eventi come questi rappresentano una normalità e quindi le persone, tutte le persone, non solo i giovani, ma anche le famiglie con i bambini piccoli, diversamente abili, gli anziani, possono andare per strada per trovare luoghi in cui incontrarsi, fare aggregazioni, vivere, poi magari anche acquistare, comprare, far girare il commercio, il lavoro, quindi mettere insieme commercio, sviluppo economico, lavoro, cultura, arte, spettacolo. E in questa realtà il teatro è stato sempre, come è stato ricordato prima, fondamentale. Un'ultima cosa che vorrei ricordare, che è un impegno anche dell'amministrazione comunale, è quella di far ritornare l'intera area Flegrea, quindi dove stiamo parlando adesso, un'area anche di innovazione tecnologica e di ricerca, come è stato negli anni passati. Credo che tutta quest'area può essere da questo punto di vista un punto per il rilancio dell'economia insieme all'università, alla ricerca, all'innovazione tecnologica e quindi ritornare a essere ancora di più un punto fondamentale per la crescita complessiva di questa città. Quindi auguri di buon lavoro a tutti e anche per il futuro. Io sarò sempre presente come lo sono oggi. Grazie.